14 favorevoli, 398 contrari, 28. La Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sul sistema di protezione. Colleghi, non è finita la seduta, come avete capito. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ricordo che nella seduta del 21 aprile si è conclusa la discussione ed è stata presentata la risoluzione Bindi, Mattiello, Duva, Naccarato e Sarti numero 6124, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole. Avverto che la risoluzione Bindi, Mattiello, Duva, Naccarato e Sarti numero 6124 è stata sottoscritta dalla deputata Garavini. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Fava, che ha due minuti, onorevole. Prego, a lei la parola. Anche più breve, signora Presidente, per esprimere il mio sostegno pieno a una legge che finalmente ha una legge, una proposta di intervento che pone fino a una contraddizione che si è protratta per molto tempo, per molti anni. Noi abbiamo provato ad estendere la legislazione sui testimoni di giustizia, sui testimoni di giustizia ai collaboratori di giustizia, creando una sovrapposizione, una simmetria che nella realtà, nel contributo, nella qualità specifica di questo contributo è totalmente inesistente. I testimoni di giustizia non sono un modello di eroismo, sono una risorsa di collaborazione civile formidabile di cui questo Paese ha bisogno. Pensiamo ai risultati straordinari nella lotta contro